Buonasera a tutti, do il benvenuto ai musicisti che questa sera eseguiranno questo concerto in diretta streaming e a tutto il pubblico che ci sta guardando comodamente seduto nel divano di casa. Questo concerto è stato organizzato nel pieno rispetto del protocollo previsto dal decreto del Ministero del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi non c'è pubblico, siamo solo noi che ci vedete qua. Io rappresento l'amministrazione comunale e voglio, per motivi che non sto a sottolineare, precisare che abbiamo ritenuto doveroso dedicare questo concerto, questa serata, a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e personale sanitario in genere, che in questi mesi molto difficili si sono trovati in prima linea nel fronteggiare l'infezione da coronavirus, dal nuovo coronavirus, cosiddetto Covid-19. Infezione che purtroppo non possiamo ancora dire essere stata sconfitta. Per questo motivo riteniamo opportuno richiamare tutti alla massima attenzione anche nei mesi a venire, anche per l'estate che sta per iniziare. Vogliamo ringraziare tutti gli operatori sanitari per le incredibili energie che hanno profuso, malgrado le condizioni in cui si sono trovati ad operare, mandati a volte anche allo sbaraglio, soprattutto all'inizio, quando non conoscevamo tutti bene questo tipo di situazione. Tutti l'hanno fatto senza risparmiarsi, fino in molti, troppi casi, a pagare addirittura col prezzo della vita. In questa battaglia contro il coronavirus sono stati in qualche modo anche vittime di fuoco amico. Ascoltare questo concerto fa pensare a come un'orchestra possa rappresentare un modello di società perfetta, o almeno il modello di come dovrebbe funzionare una società per essere davvero una comunità. In un'orchestra le singolarità si fondono, si armonizzano ed è proprio facendosi un tutto che riescono a restituirci qualcosa di magico, ed è quello che ascolteremo questa sera. Fanno una magia più potente di quella che potrebbero fare restando singoli esecutori. L'orchestra è a nostro parere l'esempio di come il tutto, quel tutto che si crea, sia qualcosa di più della semplice sommatoria delle parti. Ecco perché ci piace pensare che anche la nostra comunità potrebbe e dovrebbe funzionare come un'orchestra, essere un'armonia di singolarità unite in un tutto e coordinate da un direttore. A questo punto avrebbe dovuto esserci il saluto del presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Varese, dottor Marco Cambielli, che non può essere perché è ammalato, nulla a che vedere col Covid, naturalmente e per fortuna. L'Ordine dei Medici della provincia di Varese ha dato 3 vite umane alla causa del Covid, forse poche rispetto a quello che è successo nelle altre province, ma sono state 3 persone a loro diverso modo molto importanti. Porto a tutti i saluti del dottor Cambielli e lascio la parola al dottor Filippini, che è presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Varese. A te. Grazie, grazie a tutti. Mi piace stasera poter dire grazie io dopo averne sentiti tanti. Ringrazio il mio comune, perché sono anche un cittadino di questo comune, quindi ringrazio Claudio, ringrazio il sindaco, l'Ordine dei Medici, conoscevo molto bene il presidente che purtroppo ci ha lasciato. La musica forse è il miglior modo con cui potevo sentirmi dire grazie questa sera. Ho anche la fortuna di essere fisicamente presente e quindi a maggior ragione. Quindi grazie davvero al nostro comune, grazie ai maestri che stasera ci delizieranno con la loro musica e vi auguro buona serata. Buonasera a tutti, anche un ringraziamento velocissimo a tutti coloro che hanno permesso la serata, specificando che questo è il primo concerto
in presenza di un'orchestra in Italia. E l'ho voluto particolarmente grazie a chi mi ha aiutato, in particolare all'orchestra, all'Insuba Chamber Orchestra, e oltre alla celebrazione di tutto quello che è già stato detto, in cui sono assolutamente dedicato, sottolineo il fatto che il messaggio vuole anche essere quello di una ripresa delle attività culturali e musicali in particolare. Si può e si deve continuare a fare musica, a fare spettacolo, a fare cultura in sicurezza in questo modo. Buon ascolto, musica di Mozart al pianoforte Carlo Di Vinci.
dedicato una dedica al dottor Angelo Carabelli, presidente della Provoto che ci ospita, che sta vincendo la sua battaglia. Ciao Angelo. Thank you.
Thank you.
Fatto e il contributo dato da tutti coloro che ci hanno permesso di fare questo bellissimo concerto. A partire da te? No, non voglio dire così. È stato veramente enorme. Ringraziamo Molteni Strumenti Musicali Varese, che è stato eccezionale nella pazienza causa maltempo. Ringraziamo la Proloco e salutiamo il nostro amico Angelo. Ringraziamo Jupiter, che è una fondazione che comunque ha contribuito all'esecuzione e alla realizzazione dell'evento. I tanti amici che magari ora mi scordo, e il sindaco che non vuole farsi vedere ma che è qui con noi, Paolo Trevisan, un grande. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie anche a voi musicisti. Grazie.